Sono italiano. In Italia 25 milioni di persone sono obese o in sovrappeso. I numeri sono in aumento, ma la spiegazione di tutto questo è chiara. Il cibo italiano. Abbiamo il miglior cibo al mondo e nonostante i francesi ci provino a contendere il titolo, in realtà lo sanno anche i francesi che con la loro baguette non c'è competizione. Ma se questa è l'alimentazione di un paese con il 22% di obesità, qual è l'alimentazione di uno dei paesi con meno obesi al mondo? Lo scopriamo assieme. Ok, si va in Vietnam. Vietnam, 10 del mattino, sto morendo di fame, andiamo a mangiare. Vietnam, non Vietnam. Vietnam. Dice mischia, muovite. Ragazzi, è strepitoso sto coso. Picca da morire. Però la Thailandia ci ha abituati. E dopo queste 300-400 calorie a colazione vado alla ricerca di una bevanda rinfrescante. Cocco aperto fresco in strada, 19 calorie. Un'ora e mezza che camminiamo, il primo Burger King che troviamo. E già questa cosa mi fa capire molto del perché il tasso di obesità qui sia molto basso. Ma io ho fame e quindi è ora di pranzo. Porco caramellizzato con uovo, questa è fish sauce sul riso, un pochettino perché è bella salata. Guarda come mi guarda il bambino, mi guarda il bambino, c***o è questo, vuole questo. Qua i bambini sono cresciuti a riso e maiale, non a lasagna come in Italia. 500 calorie e pronti per continuare. Infatti è questo che ho notato in questi due primi pasti, che le porzioni sono molto molto piccole e quindi poco caloriche. Panineria locale, best seller, right? Yes. And pork. Ma io di calorie pre-workout ne ho bisogno e soy quindi... Sauce. Soy sauce. Yes. Secret sauce. Thank you, boss. Cioè questo è molto diverso dall'hamburger americano che ho mangiato. La baguette francese, vediamo se qui in Vietnam la fanno meglio. Molto semplice, molto flat. Diciamo che gli americani lo fanno meglio. Altre 300 calorie e chiamo un taxi per andarmi ad allenare. Altro che pre-workout, andiamoci ad allenare, va. E bella inversione di marcia, vola così. Valentino Rossi c'è, Rossi c'è. La descrizione di un normale incrocio vietnamita. La normale descrizione di un incrocio vietnamita. Aiuto, aiutatemi. Per fortuna che sono napoletano e a certe cose sono più che abituato. E raggiungo uno dei posti più assurdi che ho mai visto in vita mia. Un parco di vietnamiti che fanno, diciamo, allenamenti stravaganti. Girano le ruote, pregano a testa in giù, fanno degli strani molleggi e girano le ruote di nuovo. Usano tapis roulant alternativi, allenano il petto senza scomodarsi. Girano la ruota e questo non so descriverlo. Ditemelo voi nei commenti. Potevo poi provare anch'io degli allenamenti alternativi, ma finalmente è ora di cena. Stasera rane. Gourmet. Frog. Frog porridge. Good? Good? Very good? What is that? Ha appena vomitato. Dias che schifo, ha appena sputato gli ossi delle rane. Guardate gli ossi delle rane per terra. Eccoci. Profumo buono. Molto poco attraente, devo dire. Come i local. Devo dire che le rane fanno c***o. Ho pure pagato.
e mentre mi faccio un giro notturno rifletto su quello che ho mangiato oggi. 400 calorie a colazione, 19 calorie con il cocco, 500 calorie a pranzo, 300 calorie di snack e forse 100 calorie di rane. Quindi prima cosa torno a casa e preparo una signora cena, gnocchi de cecco al pesto. E mentre cucino ripenso al fatto che al popolo italiano forse basterebbe ridurre un po' le porzioni e avere un po' di moderazione per risolvere tanti problemi di obesità e salute.